riesci a parlare? Ma chi sei? Non sono uno di loro. Il direttore della DARPA mi ha detto che hanno scoperto il suo codice. E il suo... Ho capito. Ti ha mandato Jim. Vieni dal Pentagono. Rispondo alla mia domanda. Il suo codice, che ne è stato? Non c'è tempo. Io ho parlato. Cosa? Ora i terroristi hanno i codici e possono lanciare in qualsiasi momento. Non credere che non abbia lottato. Sono riuscito a resistere alla sonda mentale di Psychomantis. Non è riuscito a leggerle la mente. Come è riuscito a resistere? Innesti nel cervello. Innesti? Una sorta di isolamento psichico. Tutti coloro che conoscono questi codici top secret lo usano. Anche il direttore? Naturalmente. Ma il direttore della DARPA ha detto che Mantis ha scoperto il codice leggendogli la mente. Sei sicuro? Sì, ne sono certo. Ma come hanno fatto a ottenere il suo codice? Non mi hanno mai addestrato per resistere alla tortura. Sembra che si siano proprio divertiti con lei. È una belva. Si è goduto ogni secondo di quell'orrore. Cosa è successo al suo braccio? Me l'ha spezzato. Beh, ora è messo peggio di lei. Il suo è stato tagliato via. Ah, sei un tipo spiritoso, tu, eh? Allora, il direttore della DARPA sta bene? Morto. Cosa? Non può essere! Non era quello che avevi promesso, Jim! E ora vuoi mettere a tacere anche me? Si calmi. Si può sapere che cosa? Le ho detto che sono qui per salvarla. Non ho ucciso il direttore della DARPA. Ha avuto un infarto o qualcosa del genere. Un infarto? Non dire scemenze. In ogni caso, ora i terroristi hanno tutti e due i codici. Quelli sono completamente pazzi. Lanceranno la bomba senza esitare. Lo penso anch'io, ma che cosa vogliono realmente? Chi lo sa. Forse sono come noi dell'industria bellica, sempre in cerca della prossima guerra. Beh, mi spiace per loro, ma oggi non gli permetterò di iniziare una guerra. Ancora le schede chiave. Quali schede? Quelle per bloccare la sequenza di lancio. Ho sentito che le ha lei. No, non più. Cosa? E chi le ha allora? Non i terroristi, spero. No, quella donna. Donna? Chi? Un soldato che è stato gettato in prigione insieme a me. Un soldato donna? Deve essere... Era appena arrivata, era una recluta. L'hanno rinchiusa in prigione perché si era rifiutata di prendere parte alla ribellione. Una nuova recluta. Potrebbe essere la nipote del colonnello. Dato a lei la scheda. Sembra che sia riuscita a scappare. Spero che ora stia bene. Sono sicuro che è a posto. È una pivellina, ma con tutte le carte in regola. Ma lei come fa a sapere che è scappata? Ero in contatto con lei via Codec, fino a quando non mi hanno legato qui, chiaro? Codec? Sì, l'ha rubata a una guardia. Se ce l'ha ancora, dovresti poterti mettere in contatto con lei. Ce l'ha di sicuro. Qual è la sua frequenza? Già, aspetta. Mi spiace, non ricordo. Dannazione! Oh, ma certo! Dovrebbe essere sul retro della confezione del CD. Prova a contattarla! Lo farò, ma mi dica, se le schede non funzionano, ci può essere un altro modo per fermare quel missile? Devi chiederlo a Al Emmerich, uno dei miei impiegati. Chi è? È l'ingegnere capo del progetto Metal Gear Rex. Un genio dell'ingegneria, anche se bizzarro. Se c'è qualcuno che può scoprire come impedire che il Metal Gear compia il lancio, quello è lui. E se non riesce a escogitare niente? Dovrai distruggerlo. Emmerich ti potrà dire come farlo. Dove si trova Emmerich? Credo che sia tenuto prigioniero da qualche parte nel deposito delle testate, che si trova a nord di qui. Era lì che svolgeva il suo lavoro. Ho capito, solo una cosa. Perché creare il Metal Gear? L'era nucleare è finita con il millennio. Te sbagli. La minaccia di una guerra atomica non è svanita. Anzi, oggi è più presente che mai. La quantità di combustibile nucleare esaurito e di plutonio aumenta di continuo. Ascolta, hai mai visto un magazzino pieno di materiale nucleare? No. File e file di contenitori di scorie nucleari stoccate alla belle meglio, a perdita d'occhio, perché non esiste nessun modo per eliminare quella roba. Così si chiudono gli occhi e si fa finta che siano scomparsi. In pratica sì. E lo stoccaggio non avviene neanche in maniera sicura. Molti fusti sono corrosi e le scorie filtrano all'esterno. Incredibile. Come se non bastasse, ogni anno ci sono molte segnalazioni di MUF. MUF?
Sì, materiale scomparso. La prova di un ampio organizzato mercato nero dei materiali nucleari. Inoltre, dalla fine della Guerra Fredda, che molti ingegneri nucleari, in particolare russi, sono rimasti senza lavoro e prospettive. C'è molto materiale nucleare disponibile e ci sono molti scienziati in grado di creare una bomba. Oggi anche una piccola nazione può condurre un programma per ottenere armi nucleari. E le altre superpotenze? La Russia e la Cina hanno un notevole potenziale nucleare. Il disarmo nucleare totale è impossibile. Per la nostra politica di deterrenza serviva un'arma estremamente potente. Intende dire il Metal Gear? Esatto. La nostra industria ha già subito parecchi danni a causa dei tagli al bilancio della difesa in nome della cosiddetta pace. Ho sentito di molte fusioni e acquisizioni tra le maggiori ditte di armamenti. Sì, e per la mia compagnia il Metal Gear era l'ultima speranza di sopravvivere dopo aver perso l'ordine per il nuovo caccia dell'aviazione americana. Ecco perché il Metal Gear è stato sviluppato come progetto in nero. Progetto in nero? Progetti segreti finanziati in nero dal Pentagono. Così si evitano molti problemi e lo sviluppo delle armi procede più velocemente. E nessuno ti può mettere i bastoni fra le ruote. Nemmeno le anime belle della Commissione di Vigilanza sugli Armamenti. Tangenti. Preferisco chiamarli buoni affari. Comunque, il Metal Gear stava per essere reso pubblico dopo un'analisi sui risultati di questa esercitazione. Me ne frego di lei e della sua compagnia. Ah, certo, proprio quello che mi sarei aspettato da uno come te. Ecco, è per questo che sei venuto, vero? Che cos'è? È un disco ottico, è tutto qui sopra. L'hard disk principale è stato distrutto nei combattimenti. Questa è l'unica copia rimasta dei dati. Di quali dati sta parlando? Tutti i dati raccolti durante l'esercitazione. Non fare finta di niente, so benissimo che è per questo che sei qui. Sono riuscito a tenerlo nascosto a quel maniaco mentre mi torturava. I terroristi non sanno di questo disco. Fai in modo di consegnarlo a Jim, al tuo capo. Ti darò anche la mia tessera di identità personale. Aprirà le porte di sicurezza di secondo livello. Riesci a camminare? No, devi proseguire senza di me. Hanno già avuto la mia password. Ormai io non gli servo più a niente. Ho ancora una domanda. Chi o che cosa era quella specie di ninja? Mi è sembrato che lei ne sapesse qualcosa. Il ninja era il piccolo oscuro segreto della Foxhound. Piccolo oscuro segreto? Un soldato genetico sperimentale. Lo conosce? Dovresti chiedere alla dottoressa Naomi Hunter della Foxhound. Lei ne sa più di me. Naomi? Mi devi fermare. Se questa cosa trapela, io e la mia compagnia siamo finiti. Perché il Metal Gear non utilizza della tecnologia già conosciuta? E il Metal Gear in sé sì, ma... Che cosa mi hai fatto? Può essere quei bastardi del Pentagono. Allora ci hanno fatto! Di che diavolo sta parlando? Loro ti stanno solo usando per... Dannazione, che succede? Coronello, in ascolto! È morto anche lui! Non so che cosa dire, non menta. A prima vista sembra un altro infarto, ma... Un qualche tipo di veleno. Beh, ci sono molte sostanze in grado di provocare attacchi di cuore, se prese in dose elevate. Per esempio il clorito di potassio o di ossidi, ma non lo posso dire con sicurezza senza un'autopsia. Dannazione. Nate, voglio che collabori con Meryl. Mi posso fidare di lei? Più di quanto ti fidi di me. Mettiti in contatto con lei. Snake, ci sono molte interferenze elettriche nella tua zona. Non ci sarebbero problemi se tu trasmettessi a intermittenza come noi. Ma le trasmissioni normali sono praticamente impossibili. Prova a cambiare posizione. Snake, datti una mossa. Naomi, che cosa diavolo era quella specie di ninja? Era un membro della Foxhound? No. Sicura? Sì, non abbiamo niente di simile nella nostra unità. Proprio sicura? Snake, conto su di te.